Può un nome cambiare le sorti di un'attività? Oggi voglio raccontarti la storia di Eric, che è stato così gentile da registrare un piccolo video e darmelo, quindi te lo mostro. Eric, di Eric Pizza. Voglio condividere con voi un piccolo traguardo appena raggiunto. In questo libro, Pizza in the World, è stato menzionato il mio impasto 84. È un impasto che è nato con la collaborazione di Andrea e Massimo, mi hanno aiutato loro nel marketing e nella pubblicità, ed è stata una bella cosa per me. Grazie a questo sono anche stato premiato tra i 500 pizzaioli migliori al mondo, e devo veramente ringraziare sia Massimo che Andrea, perché con le loro maestranze mi hanno fatto aumentare il fatturato e le vendite. Sono veramente contento, grazie. Eric è un mio cliente a cui ho aiutato a ideare questo impasto 84. Andrea, che Eric menziona nel video, è un mio collaboratore che si occupa della pubblicità su Facebook e ha sfruttato Facebook come canale per spingere e far conoscere alle persone questo impasto, l'impasto 84. E i risultati sono stati effettivamente oltre ogni aspettativa, perché i risultati che ha ottenuto Eric sono bene davvero al di sopra di quello che potevamo immaginare. La cosa interessante però è che Eric ha continuato a fare quello che faceva prima, ovvero lui faceva il pizzaiolo, faceva questo impasto particolare, e nel momento che gli abbiamo dato un nome, abbiamo creato l'identità di questo impasto, tutto è cambiato completamente, perché questo impasto unico l'ho immediatamente reso diverso dai suoi concorrenti. Nelle pillole ne ho parlato veramente tanto di quanto sia importante riuscire a differenziarsi dai propri concorrenti per arrivare al punto di non essere paragonabili, e Eric in questo caso ne è proprio l'esempio, perché se tu vuoi l'impasto 84 sei costretto a comprarlo da lui, indipendentemente da quelli siano le condizioni, e queste condizioni le decide Eric, perché è l'unico ad avere questo impasto. Anche l'essere stato menzionato e ricevere un articolo nella rivista che Eric ci ha mostrato è una conseguenza di questo nome, perché ripeto, Eric ha continuato a fare le stesse cose, ha cambiato parte del marketing, ha dato un nome al suo prodotto, ha spostato l'attenzione, la percezione dei suoi clienti da essere un normale pizzaiolo a fare qualcosa di particolare, di unico, e questo ha completamente stravolto il suo business. Per cui oggi chiediti, hai un qualcosa per fare esattamente come ha fatto Eric, anche se modestamente grazie al mio aiuto, per creare un qualcosa di tuo, un qualcosa di unico, che ti permette effettivamente di risultare completamente diverso dai tuoi concorrenti e non essere nemmeno paragonabile? Concentrati su questo e trovalo, perché davvero farà tutta la differenza del mondo. Ovviamente se ti servono mano ci sono o le mie consulenze o il mio corso Business Fire Up, in cui ti aiuterò anche su questo. Con questo è tutto, io sono Massimo Martinini e ci sentiamo domani. Ciao! Aggiungo, ci tengo a sottolineare nuovamente che la differenza non è stata in quello che Eric ha fatto, perché Eric ha continuato a fare esattamente quello che faceva prima. Quando mi ha raccontato di questa sua tipologia di impasto, di lievitazione e maturazione del suo prodotto, appunto del suo impasto, e lì mi è veramente a me si è accesa la lampadina, perché mi sono reso conto che era un qualcosa di unico, e da lì abbiamo poi creato e sviluppato tutto il brand di questo impasto 84. Ma di fatto Eric ha continuato a fare esattamente quello che faceva, e la cosa interessante è che ci sono tantissimi artigiani, professionisti, imprenditori che hanno già qualcosa di unico, ma semplicemente non sono in grado di farlo sapere al pubblico nella maniera corretta. Ma riuscire a farlo ti può cambiare davvero il modo di lavorare, il tuo business, da così a così, dal giorno alla notte. Per cui trova la tua differenziazione e il tuo business cambierà completamente. Con questo è tutto davvero e ti saluto. Ciao!